Ciao a tutti, sono Matteo Mazzoli, libraio presso la libreria Sapere Ubic di Senigallia. Per la rassegna The Book Advisor oggi voglio portarvi in Giappone, nel 1948, quindi facciamo un salto indietro di parecchi anni per una storia meravigliosa, appassionante e veramente, veramente emozionante. Il romanzo di oggi è 50 modi per dire pioggia di Asha Lea. Siamo appunto nel 48 e Nori è una bambina di appena 8 anni, figlia di una ragazza giapponese di una famiglia molto importante vicino all'imperatore e quello che in Giappone viene chiamato il gaijin, lo straniero, un militare americano di stanza in Giappone dopo la guerra. Questa ragazzina viene un po' isolata, soprattutto dalla nonna materna, che è una donna austera, una donna legata alle tradizioni, che vede in questa ragazza così diversa quasi una minaccia per la stabilità della sua famiglia. In realtà chi riesce a vedere veramente nel cuore di questa ragazza è il fratellastro, col quale instaura un'amicizia meravigliosa che sarà la salvezza di entrambi, fino a che qualcosa non arriverà a sparigliare le carte. Per dire pioggia è un romanzo veramente bellissimo, di quelli che si leggono sfogliando le pagine rapidamente, non ti accorgi nemmeno di averne letto 100 pagine da quanto la scrittura sia scorrevole ma appassionante. E poi c'è il Giappone con i suoi profumi, colori e soprattutto un Giappone in un momento molto particolare, di passaggio dopo la guerra, con tanti sogni da voler realizzare, soprattutto i sogni di Nori di avere una vita importante, diversa, speciale.